informati sul mio canale. Vedete inquadrata un'antica divinità del Pantheon latino e prima greco, Hermes Mercurio, Piazza Mercurio. Sapete che Mercurio si chiama così e dà il nome ai mercati e alle merci? E sapete anche quali sono state le prime tra le merci che venivano barattate, scambiate o vendute in tutte le piazze Mercurio, o piazze che hanno un nome caratteristico, Piazza delle Erbe, perché tutte le piazze delle erbe o piazze del mercato definiscono la merce che si scambiava in epoche lontanissime. Le erbe, le spezie, i profumi, ovviamente le pelli, il legname, la pietra lavorata, ma Mercurio, dio dei mercanti, dio delle merci, è un dio benevolo degli scambi, appunto quando si fanno scambi commerciali, che la gente comunica, che la gente si avvicina, non si fa la guerra, quando c'è bisogno di conoscere le abitudini di un popolo, i gusti, per vendergli delle cose. E Mercurio perciò è una divinità del passato che contraddistingue un angolo della città particolarmente accattivante dove vi sono incontri di culture. Da Piazza Mercurio a Massa facciamo iniziare una nuova clip botanica e vediamo se esiste un'essenza botanica che possa farci parlare di sé rivestita della caratteristica architettonica di Massa. Anche dalla città di Massa passa la via Francigena e quindi dobbiamo immaginare camminatori, pellegrini, appunto i tanti viandanti che saranno passati anche da qua, vedete dietro di me l'immagine del Duomo. Ma la storia di Massa è una storia molto più lontana nel tempo, perché già i romani ebbero a chiamarla Taberna Frigida. E in effetti che cos'è il Frigido? È il fiume di Massa, un fiume che proviene da una zona naturalistica veramente bella, le fonti del Frigido, che vi consiglierei di andare tutti a visitare, anche da un punto di vista botanico, una zona bellissima. Ora però noi ci troviamo a Massa e alle mie spalle, dicevo, vi è il centro religioso del Duomo, ma non ci fermiamo qui perché dobbiamo parlare di un albero identificato proprio qui, in una parte di Massa. Seguitemi. Sarebbe fin troppo facile identificare l'essenza vegetale di stamani con lo stemma dei nobili signori che ebbero a governare questa città e gran parte della Lunigiana, quindi le terre oggi della provincia di Massa Carrara. In effetti i Cibo Malaspina si rappresentano con uno stemma che ha o uno spino fiorito oppure il cosiddetto ramo secco, sempre si tratta di un alberello delle rosacee, ma non è proprio di questo albero che vi voglio parlare qui a Massa e mi sto lentamente avvicinando al luogo nevralgico dove avverrà la spiegazione della famosa essenza botanica. Dicevo il centro nevralgico dove vi avrei spiegato la pianta in questione e sono arrivato esattamente dove volevo. Intanto però è anche il centro nevralgico del potere, oggi dell'amministrazione, ieri il vero e proprio potere, il palazzo stesso che rappresenta il governo della città. Ma dove mi trovo? Mi trovo in Piazza Aranci, Piazza Aranci a Massa, ed è proprio dell'arancio che vi voglio parlare. Giunto dalla lontana Cina e dal sud-est asiatico, è stato introdotto nella nostra botanica europea nel XVI secolo. L'arancio è una pianta che appartiene alla famiglia delle Rutacee e chiaramente tutti quanti noi lo conosciamo. Citrus sinensis è l'albero che dà il frutto che mangiamo, ovviamente l'arancia, succosa, ricca di vitamina C, profumatissima, e anche la buccia ricca di oli essenziali. Oli essenziali che si prendono cura della nostra salute, alzano le difese organiche, si tratta di disinfettanti e poi vengono combusti in bruciaprofumi per realizzare una magica atmosfera nelle abitazioni e una volta anche nei templi.
Un albero legato ai matrimoni. In effetti, il fiore di arancio, che è il fiore del matrimonio come simbolo moderno, ci deriva da un'importazione araba, o meglio da un uso che in Sicilia gli arabi hanno introdotto con il termine azagar, oggi tradotto nell'italiano e siciliano zagara. Si tratta dei fiori appunto delle unioni sentimentali, in epoche lontane e ancora oggi. Ma qui a Massa, nella piazza denominata Piazza degli Aranci o Piazza Aranci, non si fa riferimento al Citrus sinensis, quindi ripeto, l'albero che dà il frutto che mangiamo, ma piuttosto al Citrus arantium, che è l'arancio amaro, e l'arancio amaro non dà frutti commestibili per noi, sarebbe anche abbastanza pericoloso. È quindi una pianta ornamentale. Ma da un punto di vista medicinale, anche questo albero nel suo gemmo derivato o in prodotti che vengono realizzati soltanto da chimici, farmacisti e ovviamente chi ha le pertinenze per farlo, realizza un medicamento utilissimo. Ma a noi interessa questo, che l'arancio è una pianta meravigliosa, appartiene alla famiglia delle rutacee come un limone, un pompelmo. L'arancio amaro è un ibrido, l'arancio invece che mangiamo, il sinensis, è un albero originale che arriva dall'Oriente ed è un simbolo di pace, un simbolo di fraternità, un simbolo di dolcezza, di profumi nell'aria, di incontri sensuali e sentimentali, e trovarlo qua a Massa, in questa splendida piazza, è un albero che determina una sorta di buon augurio. E allora ripetiamo un po' le sue proprietà. Se si tratta del gemmo derivato, dà un profumo meraviglioso, così come gli oli essenziali. Determina un'atmosfera perfetta per la casa. Una volta nei templi, alza le difese organiche. È un disinfettante, una pianta che purifica la pelle rendendola particolarmente deterza e profumata. Dunque dalla città di Massa, Marco Pardini vi dà i suoi saluti, vi invita ad iscrivervi al mio canale YouTube per essere sempre informati sulle prossime clip etnobotaniche che verranno filmate e ovviamente pubblicate. Vi ringrazio molto per la vostra cortesissima attenzione e a presto. Otà. Gli è tornato fuori il caldo, gli è tornato fuori, me butto con loro, col fantino.